Ragazze, buonasera, benvenute a questo nuovo video. Allora, vi ho detto qualche giorno fa che quando appunto faccio i video voglio fare una piccola intro in modo che chi passa per la prima volta sa già che cosa trova nel mio canale. Allora, io sono Marianna, il mio canale si chiama Marianna Lady Pink. Sul mio canale troverete video motivazionali di pulizie, troverete ricette, troverete make-up, video tutorial, recensioni di cosmetici, di detersivi, di prodotti della casa, giardinaggio, insomma, un po' di tutto. Il video di oggi è un video di cui io vi ho un po' parlato e che poi mi avete richiesto. Allora, vi ricordate quando ho fatto il video appunto che parlava della casa, della serenità? Era un video che io ho intitolato La serenità del bianco, perché appunto la mia casa io l'ho arredata tutta con dei mobili bianchi, e questo colore mi dà, questo colore non colore, mi dà serenità, mi dà freschezza, mi dà pace. E appunto in questo video io vi accennai di una casa che ho abitato per un anno e mezzo e da cui poi me ne sono andata perché mi è successo di tutto, e vi raccontai che quando uscivo per una passeggiata poi non mi volevo ritirare. E quindi a voi è venuta la curiosità di sapere che cosa mi è successo di brutto in questa casa. Allora, io vado a braccio e vado con gli episodi che mi ricordo. Un attimo, ecco, forse così è meglio. Vado con gli episodi che mi ricordo, quindi tutto a memoria. Allora, intanto questa casa era abitata da due sorelle molto in là con gli anni, ed erano appunto due sorelle che hanno dovuto lasciare questo appartamento controvoglia, non lo volevano lasciare. Quindi già il fatto che queste persone se ne sono andate di malavoglia, già questo vi fa presagire, insomma, non c'è un buon inizio. Quindi queste se ne sono andate di malavoglia, non volevano lasciare l'appartamento, erano molto affezionate. Io adesso non li conosco i motivi per cui la proprietaria le ha mandate via. Vi dico che erano due sorelle, non voglio utilizzare la parola perché non mi piace, mi sembra brutto, però sono quelle facce quando noi diciamo ai bambini. Insomma, quando anticamente li facevano spaventare, nelle favole c'erano queste figure un po' così maligne, ecco, loro avevano un po' questa faccia. Allora, intanto, quando ho visto per la prima volta questa casa, non mi è piaciuta. Allora, intanto vi racconto perché io sono andata ad abitare in questa casa. Sono andata ad abitare in questa casa perché nella casa in cui abitavo in quel periodo il proprietario aveva messo il vendesi, quindi doveva vendere l'appartamento, io non la potevo comprare, quindi me ne dovevo andare. Diciamo, il fatto di questa casa qua si è, diciamo, creata un po', si sono creati un po' dei motivi per cui io in un certo senso la volevo. Prima di tutto perché ci abitava mia madre nello stesso palazzo. Mia madre mi pare che era al primo piano, mentre questo appartamento in cui sono andata ad abitare poi io era un attico, e questo è stato il motivo scatenante, e diciamo il motivo che mi ha convinta, perché io adoravo i terrazzi, lo sapete. Tuttora li adoro, e in questa casa ce n'erano tre. C'era un grande terrazzo nel prospetto, e poi c'erano altri due terrazzini, terrazzini, insomma, due altri terrazzi pure grandi dall'altro lato che sporgevano nell'interno. Però quando io ho visto questa casa, in effetti non mi è piaciuta, non mi sono piaciuti i mattoni, non mi è piaciuta molto la disposizione. C'era la camera dei bambini piccolissima, però mia madre da un lato, buonanima, mia madre spingeva perché io me la prendessi, perché per lei era una cosa bellissima avermi nello stesso palazzo. Io ero un po' invaghita da questi terrazzi e quindi diciamo che l'abbiamo presa. E mio marito non era molto d'accordo, però per accontentarmi l'abbiamo presa.
Ragazze, in un anno e mezzo mi è successo di tutto. Allora, abbiamo fatto il trasloco che mio figlio Marco stava male, aveva sempre mal di pancia, è stato un periodo molto lungo ad avere sempre mal di pancia. Poi, in ordine, che cosa vi posso dire di quello che mi è successo? Allora, io non avevo l'influenza, non mi ricordo da quanti anni, e qui l'ho avuta 2 volte, di una febbre bella forte, bella tosta. Poi, una volta sono rimasta chiusa fuori in un terrazzo, per dirvi, perché sono uscita, con un colpo di vento l'imposta si è chiusa e sono rimasta chiusa fuori. Vi racconto che cosa ha dovuto fare mio marito. Allora, intanto io dal terrazzo ho parlato con una persona che per fortuna era affacciata. E gli ho dato il numero di telefono di mio marito del negozio in cui lavorava. Quindi questa signora ha chiamato mio marito e gli ha detto che io ero rimasta chiusa a casa. Mio marito non aveva le chiavi. A sua volta nella porta c'erano le chiavi appese, insomma, non poteva entrare da nessun posto. Sapete che cosa ha dovuto fare? È dovuto salire sul tetto. Si è lanciato nel terrazzo, appunto quello mio, nel terrazzo grande, perché io ero chiusa nell'altro, insomma, ragazze. Quindi ha dovuto fare questo salto e finalmente mi ha liberata. E diciamo, è questo. Quindi, mio figlio sempre con il mal di pancia, io la febbre tosta 2 volte, sono rimasta chiusa fuori. Un'altra cosa, una sera, mentre ci ritiravamo, eravamo fermi in macchina io e mia figlia, e mio marito era sceso per andare a comprare il pane. Scusate, mi devo girare il ventilatore. Scusate, perché il ventilatore era per i fatti suoi, infatti stavo morendo dal caldo. Appunto, una sera, mentre eravamo parcheggiati, mio marito era sceso per comprare il pane. Ci viene a tutta velocità dietro una macchina, boom, e ci tampona, ragazze. Io e mia figlia abbiamo fatto boom, proprio il colpo di frusta di quello tremendo. Quando siamo scesi, abbiamo visto chi era ed era un povero ragazzo disabile. Era un ragazzo disabile, però naturalmente aveva la patente, aveva i comandi in mano, non so che cosa gli è successo, ragazze. Questo colpo di frusta mi ha distrutta perché mi ha tenuta non so quanto, 3 mesi, 6 mesi, un anno, non lo so, sempre con mal di testa e capogiri, mal di testa e capogiri, nausea. La sera che ero seduta a tavola per mangiare, a che mi girava la testa e me ne andavo a letto. Mal di testa forte, non so per quanto tempo, sono rimasta a letto mesi e mesi con il mal di testa. Finalmente poi a poco mi è passato. Poi ho avuto un altro grosso problema, sempre di salute. Un altro grande problema di salute che mi ha costretta sempre a stare a letto, non potevo stare in piedi, non potevo camminare, non potevo andare al lavoro, e questa cosa pure mi è durata circa 6 mesi. Ragazzi, allora io sono stata in questa casa un anno e mezzo e mi è successo veramente di tutto, soprattutto a me e soprattutto problemi di salute. Quindi poi, arrivato a un certo punto, tra l'altro la casa poi non mi piaceva neanche, ragazza, è inutile. Se la casa non vi piace, se la casa non vi ride appena la vedete, la prima immagine, è inutile, ragazze, è inutile pensare di starci, perché se la casa non ti piace, se la casa è, noi diciamo, picchiata, perché sicuramente queste persone che sono state costrette ad andare via avranno mandato tante di quelle maledizioni. Ora, per carità, ragazze, io non sono molto superstiziosa, per carità, però, ragazze, credetemi, in quella casa c'era una energia negativa. Un'energia negativa, difatti anche la persona che stava a quinto piano, che non mi ricordo che piano, comunque sotto da me, non mi ricordo neanche che piano era,
diceva: no, ma sta signora sicuramente se ne andrà perché è sempre a letto che sta male. Ero sempre a letto che stavo male, mesi e mesi sempre a letto, ragazzi. E vi ho detto tutto. Penso, io adesso non mi ricordo bene, però penso che qualche altra cosina mi è successa. Allora, rimasta chiusa fuori, incidente, febbre, mal di pancia sempre di mio figlio. Sono sicura che qualche altra cosa mi è successa. Poi, questa casa aveva due porte, una porta di servizio, quindi che andava in cucina, e una porta che invece entrava in un ambiente giorno, non era un salone, però era carino, c'entrava il mio soggiorno, c'entravano i divani. Per carità, le mie case sono sempre state carine, forse perché i miei mobili a me piacciono, quindi sono, come dire, di parte. Diciamo, questo saloncino stava grazioso, però ad esempio la porta di servizio della cucina aveva il difetto che se io non la chiudevo a chiave dall'interno, capitava un colpo di vento, pum, e si apriva la porta. Cioè, io che ero a casa, a che si apriva la porta. Certo, è brutto, tu sei a casa e ti si apre la porta di casa. Ecco, ragazze, mi sto ricordando un'altra cosa che mi è successa in questa casa. Allora, questa cosa che mi è successa a tutti, perché solo che è un evento che io a cui non avevo mai assistito. C'è stata una tromba d'aria, una tromba marina. Allora, ragazze, praticamente qui in casa, figuratevi che mia madre, che abitava giù, è salita da me per sentirsi più al riparo. Io invece volevo scendere giù. C'è stata una tromba marina che è sembrato il finimondo, gente che diceva: ah, la fine del mondo, la fine del mondo. Io avevo nel terrazzino, avevo una bombola a gas. Questa bombola a gas, ragazze, camminava da sola. Avevo una struttura in ferro, questa struttura tipo libreria, camminava. Quindi figuratevi la potenza del vento, della pioggia. Poi ci siamo affacciati e non abbiamo visto più niente perché c'era nell'aria l'acqua di mare, perché era una tromba marina e non abbiamo visto più niente. Insomma, ragazze, è stato un evento pauroso, paurosissimo. Io non mi sentivo per niente protetta. Mi sembrava che questa tromba d'aria potesse portarsi via il palazzo. Insomma, ragazze, questa è stata un'altra paura che ho avuto in questa casa. Ragazze, davvero, è inutile ancora spiegarvi perché mi è successo di tutto. E con questa tromba d'aria chiudiamo, anche se magari mi verrà in mente qualche altra cosa, non lo so, vedremo. E niente, ragazze, quindi questo, diciamo, era il motivo per cui io quando uscivo non mi volevo ritirare, perché non mi piaceva molto la casa, perché in casa ci stavo male, sentivo appunto delle negatività. Niente, ragazze, guardate. Quindi vi raccomando, quando scegliete una casa in affitto da comprare, la prima impressione è quella che conta. Appena entrate, la casa vi deve sorridere. Io quando sono entrata in questa casa ho avuto una sensazione cupa, perché sono entrata direttamente in cucina. La cucina era stretta e lunga, non mi piacevano i mattoni. Difatti, a spese mie, ho cambiato i mattoni, li ho comprati, ho pagato il muratore. Niente, ragazze, quindi mi raccomando, state attente. Quando entrate in una casa vi deve fare subito simpatia, vi deve ridere, altrimenti nisma, non si va da nessuna parte. Ok, ragazzi, allora, dopo che vi ho raccontato questa avventura così spiacevole di tutte le mie case, io vi saluto. In settimana vedremo altri video. Vi ho già detto che allenterò un po' con i vlog delle pulizie, i vlog giornalieri. Cercheremo di fare qualche altra cosina, anche perché me l'avete chiesto. E a questo punto, dopo tutte queste chiacchiere, io vi saluto e ci vediamo quasi ogni giorno. Mua!